con cui sono maturate. E stasera la netta affermazione maturata nel secondo tempo con un punteggio vistoso. E dunque il palmarès della Juventus aumenta, questa è la 13ª Coppa d'Italia, la 4ª consecutiva, il 64esimo trionfo in totale nella storia della vecchia signora, che però è giovanissima in quanto ha fame di trionfi e di vittorie. Sì, direi che è un club che sta facendo la storia, che sta facendo le cose straordinarie, 7 titoli consecutivi, perché anche questo è già stato, credo, incamerato. Sì. E credo che da questo punto di vista qui la Juventus sia forse irraggiungibile. È un primato difficilmente ripetibile, lascia il segno sicuramente nella storia, e questo bisogna dirlo va anche a onore del Napoli, che è stato splendido, combattente fino all'ultimo fondo, esattamente, andando a vincere poi a Torino 15 giorni fa. E riaprendo tutto il discorso, è pronto dunque tutto per la Juventus. Che soddisfazione naturalmente per Buffon, la sua ultima finale al 999 per 1000. Ma se gli è venuta voglia invece di continuare dopo questa ulteriore, io penso che debbano augurarselo tutti, non solo i tifosi della Juventus, perché sono gli appassionati di calcio, ancora all'altezza della situazione, è un quarantenne ancora in giovane, splendide condizioni. Vedremo quale sarà la sua decisione per la prossima annata. Sono tutti pronti e anche i fotografi per immortalare il momento. Il presidente del Senato ha consegnato il trofeo alla squadra che si aggiudica per la 13ª volta, la 4ª consecutiva, la Coppa Italia, 4-0 al Milan in questa serata che si è accesa sul piano anche del ritmo e delle emozioni nel secondo tempo, dopo una prima metà della sfida equilibrata con incertezza, e poi da un corner la rete apriscatole del match, e in quel solco la Juventus si è inserita con la sua esperienza. E poi volevo far notare che il secondo gol chi lo fa? Douglas Costa, dalla sua posizione preferita, il centro-destra, dove lui converge e va a scaricare con il proprio piede sinistro. Serata memorabile per Benatia, ringrazio Fabrizio Bumbarello che mi segnava che è la sua seconda doppietta in carriera, la precedente in un Roma-Catania 4-0 di oltre 4 anni fa. E ora la Juventus con il trofeo ritorna verso i suoi tifosi per esibire appunto l'ennesima Coppa Italia conquistata. Per il momento ci fermiamo qui dalla postazione telecronaca, io cedo la linea a Simona Rolandi. La riprendiamo qui con